lasciatevi stare, non voglio sapere nulla, andate via. Non hanno proprio capito, non è lui la causa, almeno questa volta non è per Marco. 2 luglio 2023, una giornata di sole, fiori dappertutto, sul palco festoni colorati, tante persone, più di 100, tutte ad aspettare proprio me. Giacche e cravatte, abiti da cerimonia, strette di mano e conversazioni sussurrate, tutti in attesa. Avevo anche preparato il discorso e scelto il vestito adatto per l'occasione, trucco e capelli perfetti, come da protocollo. Si stava presentando l'occasione di una vita. Io però su quel palco non ci sono mai salita. Mi ero avviata a piedi, percorrendo i vicoli a me più cari, quelli in cui era custodito il mio segreto e in cui avevo trascorso così tante ore osservando e documentando l'anima della città. Ed ero proprio brava. Ero veramente pronta a rinunciare a tutto questo per salire su quel palco? La mia vita non sarebbe stata più quella di prima. Non avrei avuto più tempo. Ormai ero quasi arrivata. Dovevo prendere una decisione. Ed è stata proprio la città ad aiutarmi parlandomi. Dove sta andando, dottoressa? Si fermi, è il suo momento. Ma io oramai ero già in sella alla vespa gialla di Marco. Come sempre, nel bauletto avevo lasciato la mia reflex. Il mio segreto era finalmente diventato scelta di vita. Potevo raccontare l'anima di questa e di altre città, aiutando anche gli altri a vedere la realtà con occhi nuovi.